Benvenuti al telegiornale di regioni.it. Come ogni giorno vi chiediamo di iscriverci o mandarci i vostri contributi al nostro indirizzo email redazione@diregioni.it. Un nuovo mezzo è in arrivo sulle strade di Madrid. Dal 22 luglio il servizio di trasporti della capitale spagnola si amplierà con il triciclo Trixi. Si tratta di una bici taxi dotata di un motore elettrico con telaio in alluminio e carrozzeria in polietilene riciclabile. La bici, concepita nel totale rispetto dell'ambiente, potrà trasportare due persone oltre al conducente. La dipendenza dai videogames non può essere considerata una vera e propria malattia. All'incontro annuale dell'American Medical Association, un gruppo di medici si è opposto con fermezza a quanti paragonavano un uso eccessivo dei videogames a un problema mentale alla stregua dell'alcolismo. In passato un gruppo di medici aveva infatti proposto di inserire la dipendenza dai videogiochi, problema che coinvolge circa il 10% dei giocatori, all'interno della guida utilizzata nel diagnosticare alcuni disturbi mentali. La vita dell'inventore di Playboy, Hugh Hefner, diventerà un film. Secondo quanto riferito dal Daily Variety, si chiamerà Playboy e sarà diretto dal regista Brett Ratner, lo stesso che nel 2000 diresse l'originale The Family Man con Nicolas Cage. A produrre la pellicola per la Universal Pictures sarà Brian Grazer, già vincitore del premio Oscar per miglior film con A Beautiful Mind. È Eddie Murphy, il papà di Angel Iris, la bambina data alla luce ad aprile dalla cantante delle Spice Girls, Melanie Brown. Il test del DNA, cui l'attore si è sottoposto nei giorni scorsi, ha confermato la paternità. La notizia è stata ufficializzata dalla rivista People, ma l'attore non ha ancora voluto rilasciare dichiarazioni a riguardo. Questa era la nostra ultima notizia. Vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima edizione. Se volete diventare reporter per un giorno o per una vita, con noi potete farlo. Basta inviare una pillola video di 3 minuti, un testo di 10 righe o 5 foto di un evento unico al nostro indirizzo email redazione@diregiovani.it. Il regolamento completo lo trovate sul nostro sito. Buona giornata!